Technology is supposed to make life easier. La tecnologia dovrebbe semplificarci la vita. Okay. Well, welcome and thank you. Di nuovo, benvenuti, di nuovo grazie. Before I start, I've been asked to introduce myself. Prima di iniziare mi è stato chiesto di farvi una breve presentazione su di me. My name is Marcus Stanton, I'm a medical doctor. Higher? Okay. Good. My name is Marcus Stanton, I'm a medical doctor. Mi chiamo Marcus Stanton, sono un medico. I also preside or work in discussion circles, partially which I have founded. I'm an editor for two magazines and also I do television. Sono anche presidente o parte di circoli di discussione, alcuni di quali ho fondato io, e sono anche un redattore giornalistico e mi occupo anche di televisione, lavoro anche in televisione. And I live in the town of Lübeck, which is on the coast of the Baltic Sea, northeast of Hamburg. Hamburgo. Vivo in Germania, a Lubecca, nel nord-est, sul Mar Baltico. Mm-hmm. Born in the United States, and I grew up in southern Germany, and since my wife is from Lübeck, that's where I am now. Sono nato negli Stati Uniti, cresciuto nel sud della Germania, ma ora vivo a Lubecca per questioni matrimoniali, mia moglie era di lì. Lübeck is a very old city, and it was capital of the so-called Hanse, to which also cities like Venice belonged. Lübeck è una città storica ed è stata anche capitale della Lega Anseatica. Okay, so just so you know where I'm from. That's giusto right. Per darvi un'idea di da dove vengo. Okay, so the question in therapy, the question every day is, who is coming through the door? Who is in front of me? And where does that person stand? La grande domanda che ci troviamo a dover a cui dobbiamo dare risposta è: chi è questa persona che entra nel nostro ambulatorio? E in quale fase della sua vita, in quale momento della sua vita si trova? Someone is searching or asking for help. A volte sono persone che hanno bisogno di aiuto e che ci chiedono aiuto. But it is actually smart not just to copy all diagnoses which the person has onto your own folder, but actually rethink and look, is the person actually what's in the records or is it different? A volte è utile farci una domanda, ovvero evitare di trascrivere tutte le diagnosi che troviamo sulla cartella clinica di questa persona e invece chiederci veramente chi è questa persona, di che cosa ha bisogno. How many times do people are how many times are people diagnosed with rheumatism, for example? By rheumatism? How many times are people diagnosed? Yes. Molto spesso alle persone viene diagnosticato una malattia reumatica, quindi reumatismi. Capita spessissimo. And in the laboratory everything's there, the CRP, the CPP, everything, all these values are there. E noi vediamo che dalle analisi dei laboratori effettivamente il quadro combacia. Tutti i valori sono indicativi di questo tipo di patologia. But if you properly influence the immune system, suddenly the rheumatism is gone. Ma se riusciamo a modulare adeguatamente il sistema immunitario, la malattia reumatica scompare. How many times are people diagnosed, partially even sitting in a wheelchair, with multiple sclerosis? Capita spesso addirittura che ci si presentino persone in sedia a rotella cui è stata diagnosticata la sclerosi multipla. We're not in all cases, but in some cases actually suffer from a neuroborreliosis which just has not been treated, and the moment that's being treated suddenly the game changes. Ma in realtà molto spesso è la diagnosi che è stata sbagliata e quindi a quel punto è possibile invertire, è possibile far recuperare questa persona. So it is important as a therapist, as a medical doctor, as an advisor, as a counselor, whatever.
E quindi in qualità di medico, di terapeuta, di counselor, qualsiasi sia il nostro ruolo, to have humbleness and respect and actually ask and listen where the person is standing. Dicevo, in qualità di medico, di terapeuta, quale che sia il nostro ruolo, è importantissimo avere l'umiltà e il rispetto di chiedere a questa persona qual è la tua situazione. I do that maybe in an extreme form, because if someone comes new, I speak for 1 hour to that person, going through the entire life, all factors, all everything that might play a role. Questo probabilmente è un elemento che io porto all'eccesso, perché di solito con un paziente nuovo parlo per un'ora facendo domande, chiedendogli qual è la sua situazione, da dove viene, qual è la sua storia. The idea is to look behind the scenes and see which influences were there and not just take the current picture, that's it. Ma l'idea è quella di dare un'occhiata dietro le quinte, vedere quali sono le influenze, i fattori che hanno influenzato la situazione attuale di quella persona e non soltanto la situazione del momento specifico in cui questa persona entra nel nostro ambulatorio. So this is one of the main ideas of the S-Drive development as well, is to look behind the scenes at causes and at connections. E questa è una delle cose che l'S-Drive effettivamente ci permette di fare. Ci permette di dare un'occhiata dietro le quinte per vedere quali sono le cause della situazione attuale e quali sono le correlazioni. To build a lot of knowledge and a lot of experience and a lot of background into a device which is easily handable. E si tratta di un dispositivo molto comodo da utilizzare, portatile, che però racchiude in sé un mare di conoscenza, di esperienza e di background. Actually, the device is thought also for therapists which may not work as holistical or whatever, that still they have a tool in their hand to work very individualized. Di fatto si tratta di un dispositivo che può essere utilizzato anche da professionisti che non hanno solitamente un approccio così tanto olistico, perché mette a loro disposizione le informazioni per adottare un approccio olistico nonostante la carenza di background in questo senso. So this is the idea of looking behind the scenes. So at this point, ed è questa proprio la mia idea, cioè questo è il mio concetto di cosa vuol dire vedere dietro le quinte. A medical treatment should always be individualized. Don't just use a scheme from others to say, oh, hopefully this fits. The point is to really look where the person is at, what does he or she need. Una terapia è e deve essere sempre individualizzata. Non dobbiamo utilizzare schemi preimposti o fissati da altri. L'idea è sempre quella di rivolgerci alla persona, al paziente direttamente e cercare insieme a lui o a lei di capire qual è effettivamente la sua situazione specifica individuale. Because as a medical doctor, as a therapist, as an advisor, you have the privilege, you have the honor, and you have the challenge to work with a case that's singular in the world. There is no other person like this case. Perché in quanto medici, in quanto terapeuti, in quanto consulenti, abbiamo il privilegio, l'onore, ma anche per noi è una sfida, quella di cercare affrontare ogni caso in maniera individualizzata, perché non esistono due casi identici. So either you go forth, which would be very typical, is just to say, oh yeah, this person has so and so and is depressed and blah blah whatever, diagnose, thank you, we'll prescribe you a
few things. Di solito l'atteggiamento, l'approccio dei medici è un approccio che va in avanti, cioè vediamo questa persona e cerchiamo, cioè facciamo delle diagnosi, diciamo ah ok, questa persona è depressa, questa persona ha questo tipo di patologia o quell'altra, e quindi tutto questo si riduce a ok, ho trovato qual è il problema, questa è la diagnosi, questa è la prescrizione, saluti. Ok, I'm not saying that is bad because it works in most cases, that's not the point. Non sto dicendo che questo sia un approccio negativo o sbagliato, al contrario, funziona molto spesso. But it is actually worthy to work more refined. Ma vale la pena andare più nel dettaglio. Especially because there are quite a number of patients that fall through the raster and don't fit into the scheme. Soprattutto perché sono moltissimi i pazienti che non è possibile incasellare in definizioni predefinite. I will give you an example in terms of living conditions. Let's take a very poor region, and there's two young men that live there. Vi faccio un esempio. Ipotizziamo di lavorare in una zona del mondo in cui c'è molta povertà e abbiamo due persone. Living in poverty and hunger. Persone che vivono in condizioni di fame e di povertà. Albeit they're both being confronted with the same environment. Nonostante entrambe queste persone vivano all'interno dello stesso ambiente. The first one is greatly suffering from this being pauper and being undernourished. Una di queste due persone soffre molto, risente molto di queste condizioni, cioè risente del fatto di essere povero e malnutrito. Whereas the second boy, although living in the same condition, actually has arranged himself with the environment and is suffering from something else by not being able to access a higher education. Mentre la seconda persona, che vive nello stesso ambiente in condizioni assolutamente simili, ha accettato, per così dire, l'ambiente in cui vive, ma risente molto, soffre molto del fatto di non aver avuto la possibilità di avere un'istruzione superiore. To use this metaphor and to take that in comparison with laboratory, I mean, I love laboratory, you can do a lot with laboratory. Vi faccio un esempio simile facendo riferimento ai test di laboratorio, e anche qui non fraintendetemi, vi adoro i test di laboratorio, possono darci una marea di informazioni. But in some aspects laboratory is a little bit like a static picture, a still leben, where nothing really moves. You can't really tell what's happened, you can't tell the time, you can't tell the movement. Ma in un certo senso i risultati di un test di laboratorio sono più o meno come un'immagine, una natura morta, una fotografia, non ci danno un'idea di movimento, non ci danno un'idea di progressione temporale, non ci dicono cosa c'era prima. The same is true if you understand the underlying principle of an individual diagnosis. E lo stesso vale con i principi della diagnosi individuale. One example I like to often tell is measuring vitamin C levels. Un esempio che di solito mi piace portare è quello dell'analisi dei livelli di vitamina C. So if we look at this, and obviously laboratory values have a Gaussian distribution curve, so it is typical for healthy population in comparison. I risultati delle analisi di laboratorio in questo senso di solito si collocano in una curva gaussiana che ci dà l'idea di, ci dà una rappresentazione grafica di quali sono i valori normali. And if the person has so-called normal values, obviously everything seems to be okay. E una persona che presenta dei valori normali normalmente è considerata come una persona sana, quindi che ha appunto è appunto in condizioni di salute ottimali. But we've only measured it in the blood. We have not measured it in the cell. We have not measured things in other compartments. Ma noi abbiamo rilevato la vitamina C soltanto nel sangue, non nelle cellule o in altri distretti. And there are points in time
where you need more than an average. E ci sono dei momenti nella storia di una persona in cui il fabbisogno di vitamina C è più alto del normale. For example, if there just has gone and if the person just underwent a surgery and needs a lot of vitamin C to collate the collagen fibers together to do the wound healing, then the person doesn't have a normal need. It has maybe twice, three times, four times the need for a while. Ad esempio, se una persona appena ha subito un intervento chirurgico, in quel caso quella persona ha bisogno di vitamina C aumentato di 2, 3, addirittura 4 volte, perché questa vitamina è necessaria per la ricostituzione delle fibre collagene che serve per la cicatrizzazione, quindi la guarigione delle ferite. That is why it's so interesting to use the S-Drive, because you ask the body and the body responds. Ed è per questo che è così interessante usare l'S-Drive, perché l'S-Drive fa delle domande al corpo e il corpo risponde. Because it actually answers the true demand. E ci dà un'indicazione effettiva del fabbisogno reale. The other aspect to it is to look why is the situation that way. L'altro aspetto interessante è capire quali sono le cause di determinate situazioni, quindi il perché. Which means you look into the epigenetics. Che per noi vuol dire considerare i fattori epigenetici. Looking at the cause. Considerare le cause. Therefore you have a much more detailed picture of the person, and you also get information which helps to decide what to do. Questo ci dà una serie di informazioni molto più dettagliata riguardo ai nostri pazienti e ci aiuta a capire quale strada intraprendere. If you always refer to a patient because of a certain diagnosis, often that's unfair because the person has a whole array of different things. But just to pinpoint that down to one main diagnosis is often too narrow, too little. A volte ci riferiamo ai nostri pazienti identificandoli con una determinata condizione medica, con una diagnosi. Però questo è un atteggiamento ingiusto nei loro confronti, perché magari la loro condizione è molto più variegata di questo. Ridurre tutto ad una diagnosi principale è ingiusto nei loro confronti, è riduttivo. And you also start to recognize certain patterns that occur often in certain constellations. Invece è importante andare a vedere quali sono gli schemi, i pattern che si ripetono e che molto spesso si ripropongono in costellazioni, quindi in gruppi. For example, if a fertility problem is there, often you notice a combination of EMF, electromagnetic interferences, which play a role, and also chemical exposition. Ad esempio, di fronte ad una diagnosi di problemi di fertilità, molto spesso ci troviamo a notare una correlazione tra interferenze elettromagnetiche e presenza di elementi chimici, quindi tossine. So the question is the environment a responsible factor? What is the issue here? Obviously the environment has changed, but it's important to look behind the scenes what's actually going on. Quindi la domanda che ci dobbiamo porre è l'ambiente responsabile di questa situazione? Dobbiamo guardare, appunto, come dicevo, dietro le quinte per capire qual è la causa della situazione specifica. And what's also interesting is that looking behind the scenes means also looking at the immune system and looking at the metabolism. Guardare dietro le quinte per me vuol dire anche e soprattutto guardare come funziona il metabolismo e il sistema immunitario. Where elements like oxidative stress can play a large role, nitrogenative stress as well, I'll get to that one later, can play a large role in how the person feels. E in questo caso sullo stato di salute del paziente influiscono tantissimo sia lo stress ossidativo che quello nitrosattivo che vedremo più avanti. Often and too fast, people are being told, oh, you have to change. Don't eat this, don't do that.
stop doing this. Whenever you say someone stop doing this, it'll do it even stronger. So that's a typical answer to that. Molto spesso si tende a dire ai pazienti che devono cambiare qualcosa nella loro vita, devono apportare dei cambiamenti, devono smettere di mangiare determinate cose, devono smettere di farne determinate altre, cosa che puntualmente non si verifica perché ad ogni divieto corrisponde una reazione in senso opposto, qualsiasi cosa venga vietata poi viene fatta in maniera maggiore e questo è purtroppo un atteggiamento molto frequente che però dobbiamo evitare. So maybe a smarter idea could be to help the person by saying, let's take some load off of your shoulders and make things easier. Potrebbe essere invece utile adottare un atteggiamento diverso, e cioè cercare di alleviare, di togliere un peso dalle spalle del paziente e fargli capire che certi cambiamenti semplificheranno la sua vita. Just by sitting there and saying, you have to detox, you have to stop eating wheat, you have to whatever. Honestly, that's not a way of respect. Rimanere seduti alla nostra scrivania e imporre dei divieti ai nostri pazienti, come ad esempio devi depurarti, devi smettere di mangiare farina di grano, eccetera, non è un atteggiamento rispettoso nei confronti del paziente. So the idea is to build a bridge and say, this is your bridge, if you want to, you can go over it and things can get better. Un atteggiamento più costruttivo è quello invece di costruire un ponte, di mostrare un ponte al paziente e dirgli guarda, questo è il tuo ponte, se vuoi puoi attraversarlo. If you just tell someone you have to detox, the person will ask why. But if you show a person, then it's easy to understand and say, all right, if that's the case, then I want to change it. Imporre un divieto, ad esempio, devi depurare il tuo organismo, suscita immediatamente la domanda da parte del paziente, perché dovrei farlo? So this invece, is important to detect the individual situation. Invece è molto più facile ottenere una risposta positiva da parte del paziente se gli mostriamo qual è la sua situazione, facciamo in modo che sia lui o lei da solo a capire che cosa deve fare per stare meglio. So this is the idea behind the report, to look at the bioinformatory field of the body and to see what's actually happening. Ed è questa proprio l'idea che sta alla base del report dell'S-Drive, cioè mostrare al paziente le bioinformazioni che il suo corpo sta emettendo. There are obviously very different aspects to that, and what I think is so helpful is that with the report you get an actual running list of what is most important for the person for now. Gli aspetti che che l'S-Drive considera e quindi che il report include sono molti ed è molto utile avere sulla prima pagina una lista delle priorità, quindi degli aspetti che vanno considerati per primi e che sono più importanti. So it helps to think or to approach or to take into consideration some fields that you might have forgotten or that might have seen not so important. E questo ci aiuta a prendere in considerazione degli aspetti, degli elementi, dei campi che forse potremmo aver tralasciato o a cui potremmo non aver attribuito l'importanza giusta. Or it helps you to decide if you say I want to do something here, how possibly it can be done or which influence factors can also be used. Ci aiuta anche a decidere come affrontare determinate situazioni e quali sono i fattori che possiamo utilizzare a nostro vantaggio, possiamo sfruttare a nostro vantaggio.
So if you look for example at a mineral depletion or a demand for minerals, obviously if a magnesium count is low here, then the ATP utilization is not as good as it should be, because ATP magnesium augments the ATP energy on passing, and therefore people could have a tendential towards muscle cramps or a fatigue, etc. Ad esempio, considerando gli indicatori dei minerali, una carenza di minerali può essere indicativa per capire la ragione di altri aspetti, di altre condizioni. Una carenza di magnesio, ad esempio, significa che l'organismo del paziente non utilizza in maniera ottimale l'ATP, e quindi in questo paziente può avere problemi muscolari, problemi di crampi muscolari o di affaticamento muscolare. If you look at lithium here, this might be corresponding to a possible depressed state or a halfway depressed state, and also often corresponds with food intolerances and leaky gut syndrome if the lithium is low. La carenza di litio, invece, potrebbe essere indicativa di una sindrome depressiva, magari incipiente, o anche di intolleranze alimentari o di sindrome da intestino permeabile. If you look here at selenium, obviously we have a massive problem because selenium is the main ionic component for the glutathione peroxidase within the cell. E se abbiamo invece una carenza di selenio, questo potrebbe essere un problema enorme, perché il selenio è il principale componente ionico della glutazione perossidasi all'interno della cellula. Or if you look at boron, it might be the parathyroid gland. So there's many different aspects to these values. Il boro invece potrebbe essere in relazione con problemi a livello della tiroide. Quindi è per questo che è importante considerare tutti questi aspetti per le ripercussioni, per le conseguenze che possono avere. La paratiroide. Chiedo scusa. Okay, so let's look at this idea, why the importance is there in terms of immune system and the gut. Ma ora vediamo invece qual è l'importanza di questi concetti a livello del sistema immunitario e del tratto intestinale, del tratto digestivo. You know these new words like the gut-brain axis and the importance of the intestinal flora, lactobacilli, etc., etc. Ultimamente vanno molto di moda alcuni concetti come l'asse cervello intestino, come la flora batterica intestinale, eccetera. Now the point is, and what's often forgotten, is that there is a strong correspondence of the gut with how we feel. That's true. Il problema spesso trascurato è che il sistema digestivo molto spesso è in stretta correlazione con la nostra percezione di noi stessi, cioè come ci sentiamo. The bacteria often follow the state that the body is in. I batteri molto spesso riflettono le condizioni dell'organismo all'interno del quale si trovano. And if you take the one nerve that's responsible for digestion, the vagus nerve, nervus vagus. E se prendiamo in considerazione il nervo che è responsabile della digestione, cioè il nervo vago. 90% of its fibers actually run from the belly to the brain, and only 10% run from the brain to the belly. Il 90% delle fibre del nervo vago vanno dall'intestino verso il cervello e soltanto il 10% in direzione contraria. This is actually the first brain. The one between the ears
is evolutionary luxury, is the second brain. Ed è per questo che dico che il nostro cervello principale è l'intestino. Quello che abbiamo tra le due orecchie a livello evolutivo è un lusso. That's why we can scratch the question whether our belly, our gut has anything to do with our health. Yes, actually it's the center of our health. Ed è per questo che la domanda se il nostro intestino ha a che vedere con la nostra salute è inutile, è perché effettivamente è inutile, perché è scontato. La risposta è scontata. Sì, il nostro intestino ha sicuramente un'influenza sul nostro stato di salute. So we can look at the bacteria, we can analyze them, and yes, they are different from person to person. Quindi possiamo analizzare i batteri, vedere che ogni persona ha una flora batterica diversa. And this would be sort of a humorous way to think about it, yeah. Questa vorrebbe essere una battuta, un modo divertente per approcciare la situazione, per approcciare il discorso batteri. E la diapositiva dice supportate i batteri perché è l'unica cultura che alcune persone hanno, giocando sul cultura e coltura, che in inglese sono la stessa parola. Yeah. But you also have to understand that in different places there are totally different bacteria, so it's not the same everywhere, it's totally different in different places. Ma i batteri non differiscono soltanto a seconda delle persone, ma anche a seconda dei luoghi. My personal thesis, at least that's how I work, is that the basic status of the immune system is determined by the status of the wall of the small intestine. La mia tesi personale, ribadisco personale, è che lo stato di base del sistema immunitario è interamente dovuto allo stato di base della parete intestinale, dell'intestino tenue. And everything else just adds onto that. But this is our basic status because we have more than 400 square meters of surface, which is our biggest contact with the world, period. E tutto il resto è un di più. E ripeto, sono convinto che lo stato base del nostro sistema immunitario dipenda dalla parete intestinale, perché la parete intestinale ricopre 400 metri quadrati, quindi è la superficie di contatto più vasta del nostro organismo con il mondo esterno, punto. So is there a connection in between the metabolism and the immune system and how we feel and our regulation? Yes, there is. There is, obviously. Quindi c'è un punto di collegamento tra il nostro metabolismo, il nostro sistema immunitario, il nostro stato di salute, come ci sentiamo? Certo che sì. The point is, and what many people tend to forget, they say, oh, bad bacteria, bad bacteria, bad gut. But the gut wall has two sides, one from the outside, but one from the inside as well. So if a body, an immune system, cytokines are flying through the body, then there could also be stress from the inside, which then affects the bacteria. Il punto, e un elemento che molto spesso si tende a dimenticare, è che in molti demonizzano i batteri, ma non considerano che la parete intestinale è fatta di due lati, il lato interno e il lato esterno. E quindi se nel nostro corpo viaggiano citochine, questo è un fattore di stress che proviene dall'interno del nostro corpo e che può avere delle ripercussioni sui batteri. So, just a little excerpt on this leaky gut syndrome to show its importance, because I will get to that subject later on, which will play a current role. Una piccola anticipazione su un tema che approfondiremo più tardi, che è quello della sindrome dell'intestino gocciolante. Obviously, we have an issue over the contact surface here. Ovviamente, in questo caso, abbiamo un problema a livello delle superfici di contatto.
The point is, it is not only about the wall being irritated, it's also about its defense function and at the same time its resorption function, because almost everything that goes into the body goes through the wall of the small intestine. In caso di intestino permeabile non abbiamo soltanto un problema di irritazione della parete intestinale, abbiamo anche un problema perché la parete intestinale ha una funzione di difesa dell'organismo, ma anche e soprattutto di assorbimento di nutrienti, per cui un problema a livello della parete intestinale si traduce in una carenza di assorbimento di nutrienti. So if you compare a gut surface between healthy, of course post-mortem, but healthy, versus one that's been suffering from a massive intolerance for decades, obviously the form, the factor, the surface changes. Una parete intestinale sana, che è quella che vediamo sulla sinistra, è molto diversa da una parete intestinale che per decenni ha sofferto di una forma grave di intolleranza alimentare. And if we look at the picture on the right side, also the surface responsible for resorption has been dramatically reduced to a fraction of its size. Ma la figura a destra, l'immagine a destra, ci dà anche un'idea del potenziale di assorbimento di questa membrana, di questa mucosa. E così come la sua superficie è stata ridotta, anche la sua capacità di assorbire nutrienti è ridotta ad una frazione di quella che era originariamente. This situation represents a functional barrier. Questa situazione rappresenta una barriera funzionale. You know many people that eat very healthy and do a lot of things for themselves, but they still don't look healthy? That's why we need to ask, does the good stuff ever reaches its destination? Ci sono molte persone che sembrano in salute, si prendono cura di sé, ma che sono in salute effettivamente, si prendono cura di sé, ma non hanno l'aspetto di persone sane. Probabilmente il loro problema è a livello di assorbimento. The same is true for using supplements. As long as there is a functional barrier, then we have the problem that a lot of these supplements never reach their destination, which means basically you have a very expensive stool. Lo stesso vale per gli integratori. Possiamo assumere tutti gli integratori che vogliamo, ma se il nostro intestino forma una barriera, non verranno assorbiti questi integratori. E quindi quale sarà il risultato di questa situazione? Feci molto care, perché saranno sottoposte molto spesso ad analisi. So it's also interesting to see if you give something, does it even reach its destination? E quindi è fondamentale capire se le terapie che apportiamo, gli integratori che stiamo assumendo, raggiungono effettivamente la loro destinazione. If we take the example of vitamin C, then we can make an example here of just using traditional chemical synthesized vitamin C. Possiamo fare un esempio per la vitamina C, qui vediamo alcuni integratori, alcuni farmaci a base di vitamina C sintetica. This one, I think I've seen recently, I don't know where exactly, but... Questo penso di averlo visto recentemente, non ricordo proprio bene dove. A much different form, just give it, yeah? or for example here, this is what the people in Czechoslovakia or Czech Republic use that are responsible for distributing the S drive. They use a certain liposomal formula, for example, to give vitamin C. E quello che vediamo sulla destra invece è un preparato che si usa nella Repubblica Ceca e è una forma liposomiale di vitamina C. So that's why the idea is there, not only for follow-ups,
but to actually use the S drive to detect, maybe after 90 days, whether the vitamin C now, which has been deficient before, is properly reinstated, if there's enough or not. E in questo l'S drive ci aiuta moltissimo, non so, per capire, per vedere quali sono i progressi che i nostri pazienti fanno, e ad esempio nel caso della vitamina C, per vedere se i livelli di vitamina C nel corso del trattamento vanno migliorando. So it's important to support and to change the status of the small intestine wall. Quindi è fondamentale modificare, sostenere, supportare lo stato di salute della mucosa dell'intestino. So even if you pour in a whole lot of bacteria, the wall is irritated, it's a little bit like trying to plant fresh plants onto a field of lava. That doesn't work properly. Possiamo introdurre tutti i batteri che vogliamo, ma se la nostra membrana intestinale è irritata, è come cercare di seminare delle piante su un campo di lava. Non attecchiranno mai. The same is true, do things reach their destination if the membrane potential of the cell wall is not in the state it should be. Lo stesso discorso possiamo farlo considerando lo stato di salute del potenziale di membrana della membrana cellulare. Se la membrana cellulare non funziona come dovrebbe, nessun tipo di trattamento può avere effetto. By the way, one of the big challenges we have today is an intracellular potassium deficiency. Calcio. Una delle maggiori sfide, tra parentesi, che dobbiamo affrontare oggi è quello della carenza del potassio a livello intracellulare. Sodium we have enough. That's not the issue. But the balance between the sodium, natrium, and the potassium, the calcium, that's what makes the cell membrane potential. Sodio di solito non è un problema, non abbiamo problemi a questo riguardo, ma lo squilibrio tra sodio e potassio è quello che ci porta ad un cattivo funzionamento della membrana cellulare. Every molecule of sugar that's being intaken into the cell is being... How does that work? If you take up sugar into the cell, how does that work? Se introduciamo molecole di zuccheri all'interno della cellula, cosa succede? Come funziona? You need insulin. Serve insulina, dobbiamo aggiungere dell'insulina. Insulin receptor. Abbiamo bisogno di un recettore per l'insulina. Question is how many of them are there? Domanda è quanti ce ne sono? What else do we need for uptake? Cos'altro abbiamo bisogno per l'assorbimento dello zucchero? The presence of chromium, otherwise the uptake doesn't work. Serve assolutamente il cromo, altrimenti non si verifica nessun tipo di assorbimento. So the sugar goes into the cell and what comes out? Quindi lo zucchero entra all'interno della cellula. Cosa ne esce? In exchange, potassium. Esce del potassio. Eat a lot of sugar, a lot of potassium is drained out of the cell. Se abbiamo una dieta ricca di zuccheri, vuol dire che le nostre cellule perdono tanto potassio. But another very modern way to influence the cell membrane potential are electromagnetic fields. Ma un altro sistema molto moderno, in realtà, di influenzare la barriera cellulare è i campi elettromagnetici. Even deeply into the body, che possono esercitare la loro azione anche molto in profondità nel nostro organismo. There are only speculations, but there are some estimations that since the year 1992, the intensity of electromagnetic fields around us has been increased by a factor of 1,000. Ci sono delle stime che dicono che dal 1992 l'intensità dei campi elettromagnetici a cui siamo esposti è aumentata di 1,000 volte.
million times, 1,000 times, 1,000 times more intense. Yes. Mm-hmm. Good. Now the point is, one of the cofactors of this leaky gut syndrome, as it's called. Uno dei cofattori della sindrome dell'intestino permeabile. Certain cell wall fractions of gram negative bacteria are being transported into the body. È l'ingresso all'interno dell'organismo di frazioni della parete cellulare dei batteri gram negativi. This leaky gut syndrome is not that food just enters the body, that's not true. But certain fractions can enter the body more easily. Il problema della sindrome dell'intestino permeabile non è soltanto che residui alimentari, particelle alimentari entrano nell'organismo, ma che possono entrare anche componenti batteriche. These endotoxins are called lipopolysaccharides. E si tratta di endotossine note come lipopolisaccaridi. Or LPS. LPS. The point is, if they enter the body, then they have an effect on cells. Se gli LPS entrano nell'organismo, hanno un effetto diretto sulle nostre cellule. Evolutionary, we have a certain receptor called a toll-like receptor 4, which detects these fragments. Nel nostro corpo ci sono recettori denominati toll-like 4 che riconoscono questi frammenti batterici. In fact, even plants have that, so it's evolutionary and old story. Anche le piante possiedono questo tipo di recettori, sono un retaggio evolutivo in realtà. That's why we call it unspecific immune response. Ed è per questo che fanno parte del sistema immunitario aspecifico. This TLR4 is present in so many tissues. Questi recettori toll-like 4 sono presenti in una molteplicità di tessuti. One example are macrophages. Ad esempio i macrofagi. Other example are platelets. O le piastrine. And with these endotoxins entering the body, the macrophages are being activated and therefore release a whole cascade of different cytokines. Quindi quando gli LPS entrano nel nostro organismo, i macrofagi vengono attivati rilasciando tutta una serie di interleuchine. Interleuchin 1, for example, pro-inflammatory. La interleuchina 1, che ha un effetto pro-infiammatorio. Interleuchin 6. There is one place where interleuchin 6 has a big, big influence. Does anyone know which organ? There's one organ which is a big target for. L'interleuchina 6 che ha un enorme effetto su un organo, nessuno mi sa dire quale? It's the big organ between the ears. Quello grosso che abbiamo tra un orecchio e l'altro? Interleuchin 6 might be the single factor for things like autism. Potrebbe l'interleuchina 6 essere il fattore principale alla radice dell'autismo. Might also be a contributing factor with depression, with mood alterations, etc. Potrebbe anche avere un ruolo nella depressione, negli sbalzi d'umore. And TNF-alpha is our main detector for the macrophage activity anyway. E come dicevamo, i macrofagi rilasciano tutta una serie di sostanze, tra cui anche il TNF-alpha. And endotoxins also sensitize platelets into an active state. Queste endotossine hanno un effetto di attivazione anche sulle piastrine. And under the presence of heparin and under the presence of a turbulent blood flow. E in presenza di eparina e di un flusso sanguigno aumentato. They disintegrate and therefore release other cytokines, including ones that propel conglomeration, so it's Gesundheit again. E in presenza di eparine di un flusso sanguigno accelerato, le piastrine vengono demolite rilasciando tutta un'altra serie di citochine,
tra cui i trombossani e l'interleuchina 1, and, again, inflammation, che hanno un effetto procoagulativo e proinfiammatorio. And with the hydrolase, it also has an enzyme to cross borders and cross membranes. E hanno anche un effetto di idrolisi transmembrana. If you combine those factors, turbulent blood flow, endotoxins, inflammation, you have a direct link in between the gut and atherosclerosis, because the atherosclerosis on that level is a leaky vessel syndrome. It's an inflammation of the vessel wall. It's the same process, one level lower. Quindi, se prendiamo in considerazione il flusso sanguigno accelerato, la presenza di endotossine e di infiammazione, vediamo come, con evidenza, qual è il legame, il vincolo tra il sistema gastrointestinale e l'aterosclerosi. L'aterosclerosi è una sindrome da vasi sanguigni permeabili. So it's pro-inflammatory and pro-coagulative. And that's just one example of a link between the gut and how we feel. Quindi l'ingresso di queste endotossine ha un effetto pro-infiammatorio e pro-coagulativo e ha una enorme ripercussione sulla nostra salute, su come ci sentiamo. There are certain parameters which you can also measure, which not many laboratories carry, like the ECP, in terms of inflammation, which is a whole different aspect to the CRP. It's a different way of looking at inflammations. Ci sono anche parametri misurabili che purtroppo non molti laboratori identificano o vanno a cercare di identificare sull'infiammazione, come ad esempio le ECP, le proteine cationiche degli eosinofili. Or you go the whole nine yards and do a true immune status and an analysis of the subgroups within the immune system. Un'altra possibilità che abbiamo è quella di analizzare per intero tutti gli aspetti del sistema immunitario. So, altogether, it's important to influence the immune status in the body, and the easiest, fastest, most direct way to do that is to change the properties of the wall of the small intestine. Per cui, ripeto, lo stato di salute del sistema immunitario può essere modulato, può essere migliorato, modulando lo stato di salute della parete intestinale. So, to make it a little bit more populistic, get the wall back in shape. Quindi dobbiamo rimettere in salute, dobbiamo rimettere in forma la nostra parete intestinale. That way we can properly uptake rare amino acids, essential amino acids. Ed è così che possiamo assorbire anche gli aminoacidi rari e tutti gli aminoacidi essenziali. That way we properly take up minerals, especially trace minerals, which are so important for our body. È così che possiamo assorbire adeguatamente tutti i minerali, in particolare gli oligominerali, che sono così importanti per il nostro organismo. We said chromium for the uptake of sugar, for example. Prima parlavamo ad esempio del cromo per l'assorbimento dello zucchero. We cannot produce energy in the mitochondria without manganese and without vanadium. O il manganeso e il vanadio, che sono così importanti per la produzione di energia a livello cellulare. And we could go on for hours on that one. The point is, we need to ensure that our resorption is working properly again. Potrei parlare per ore, ma il punto centrale è che dobbiamo fare in modo che l'assorbimento degli elementi funzioni bene. Or I can show you another example of something that has a direct link. Many times the book says, well, why is there this disease? Well, it just sort of drops from the sky and then someone has it, right?
Un altro esempio di questo collegamento diretto. Spesso alcune patologie sembra che spuntino dal nulla. No, things have a story. And I'll give you one example of the so-called metabolic syndrome or syndrome X or there's many words for it. Ma in realtà non è così. Tutto ha una storia e ve lo voglio esemplificare parlandovi della sindrome metabolica. If these fats can build up in the body, and that often has to do with a blocked liver function and a leaky gut syndrome. L'accumulo di grassi nel nostro organismo è in diretta correlazione con la sindrome dell'intestino permeabile, ma anche con altre condizioni. Visceral fat, no, not visible one, visceral fat inside. E l'accumulo di grassi, intendo accumulo di grasso viscerale, quindi all'interno della cavità addominale. This visceral fat produces, other than the ones that's visible, produces cytokines, including TNF-alpha, interleukin-1, interleukin-6, and angiotensin for the raising of the blood pressure. Il grasso viscerale di fatto rilascia tutta una serie di citochine nel nostro organismo, TNF-alfa, interleuchina 1, 6 e angiotensina, che è direttamente responsabile dell'aumento della pressione sanguigna. So there's a 100% link in between what the person suffers from and the underlying situation. E quindi è evidente il collegamento tra la situazione sottostante e la patologia di cui questa persona soffre. Get things into line and get things straight, because if people come with a complaint, always try to look behind the scenes of what could possibly be wrong. Quindi cercate di rimettere in fila le cose, cercate di guardare dietro alle quinte, cercate di capire qual è la situazione che ha condotto il vostro paziente a sentirsi come si sente. I'll tell you one example of a patient. She came, she's a therapist herself, and she came and said, "Well, I've been," she said about herself, that she has a virus infection, Epstein-Barr, and she's had it for 10 years, and she was with 10 different therapists. Can she come to me? Vi faccio un esempio. Una collega, un medico, è venuta in ambulatorio dicendomi che soffriva di virus dell'Epstein-Barr da 10 anni. Aveva consultato 10 specialisti e aveva seguito 10 tipi di terapia diversi. And I had a suspicion about her. And what I did is I actually tested with the S-Drive to look what her condition is like. Io avevo un sospetto e ho cercato di confermarlo sottoponendo questa paziente al test dell'S-Drive. And in terms of microbiology and parasites and viruses, this is the result that came up. E questo è stato il risultato che ho ottenuto sotto il profilo microbiologico di parassiti. What is her problem? Quindi qual è il problema di questa persona? There is none. Questa persona non ha problemi. Otherwise, one of those blocks would be colored and it would be up high in the hierarchy. It is not. Perché altrimenti almeno uno di questi segmenti sarebbe apparso con una colorazione di fondo e questo aspetto, cioè quello dell'aspetto microbiologico, sarebbe apparso molto in alto nell'elenco delle priorità da affrontare, cosa che non era successa. Her problem is not the virus anymore. Her problem is that she's been treated for 10 years only for the virus and nothing else. Quindi per questa persona il problema non erano più i virus, perché questa persona si era curata per 10 anni solo per i virus. Look at the difference. So her problem is actually this one. She has a deficiency, she has a problem with toxins, she has a deficiency in vitamins, amino acids, essential fatty acids. That's her issue. That's what she needs to be treated. Il problema di questa persona non erano appunto più i virus, era un problema di carenza di vitamine, di carenza di aminoacidi, di carenza di acidi grassi essenziali. In questi aspetti era carente, era quello che bisognava trattare in quello specifico momento.
That's why it's so exciting to look behind the scenes, because you ask the body intelligently, what do you need? And the body responds intelligently, I would like to have this, this, this. Ed è per questo che è così interessante guardare dietro le quinte, usare l'S Drive per capire, per chiedere all'organismo di una persona di che cosa ha bisogno ed ascoltare effettivamente la risposta di quel determinato organismo. So, it's important and interesting to look at the immune system. It's important to look at the different factors that have an effect on us. Quindi è importante considerare il sistema immunitario e i fattori che possono avere un'influenza su di esso. To have a look at the epigenetic factors, meaning the factors that are imposed onto us since our birth. E quindi fattori epigenetici che hanno un'influenza su di noi fin dalla nostra nascita. Because actually the cells are very, let's say, strict about what they do. Perché le cellule sono molto severe verso se stesse. If a cell is not okay, it actually at a certain point will terminate its existence in an apoptosis in order for the entire system to work better and to be replaced. Se una cellula non funziona come dovrebbe, praticamente si suicida, va in apoptosi per permettere all'organismo di funzionare come dovrebbe. What most people don't know is there also is such a process undertaken within the cells, within organelles, within the number of mitochondria, how much endoplasmatic reticulum, etc., within the cells are there. Probabilmente in molti non sanno che questo tipo di processi avviene anche all'interno della cellula stessa, quindi a livello degli organelli, dei mitocondri, del reticolo endoplasmatico. This process is called autophagy. E questo processo si chiama autofagocitosi. At the end of the month I'll have a speech on that in London. And to understand the concept, try to prevent that it goes that far that the body has to eat certain factors and replace them. But if he has to replace them, then support the body with all the material that he needs to repair. Questo processo porta il nostro organismo a sostituire determinate cellule, ma questo vuol dire anche che ha bisogno degli elementi essenziali che servono per andare a ricostituire le cellule che andranno a sostituire quelle che sono state autofagocitate. And also, when talking about the factor of oxidative stress, please do not forget the nitrosative stress, which has the stronger effect on the brain, which has the stronger effect on inflammation of the joints, etc. Cambiando argomento e parlando di stress ossidativo e stress nitrosativo, è fondamentale considerare lo stress nitrosativo perché ha un effetto estremamente rilevante sul cervello e sull'infiammazione delle articolazioni. Because the combination of oxidative stress and nitrosative stress is peroxynitrate. Perché l'unione di stress ossidativo e stress nitrosativo è il perossinitrito. Which is one of the main factors why mitochondrial energy production goes down in the chamber. Che è una delle principali ragioni per il calo di efficacia e quindi di produttività dei mitocondri stessi. And also take other factors in consideration which actually play a role in terms of atherosclerosis, different processes, etc. Questi due tipi di stress insieme ad altri fattori hanno un'influenza enorme sull'aterosclerosi e su altri tipi di infiammazione. It is an inflammation and it is not dependent on the level of fat in the blood. E ricordate che l'aterosclerosi è un'infiammazione e non è, sottolineato tre volte, legata ai livelli di grassi nel sangue. People with perfect blood fat values die from a heart attack, and people with very high fat values are perfectly healthy in that respect. So this is not the factor. It is an inflammation
and it is correlated with the status of the intestinal wall of the small intestine. Quindi l'aterosclerosi è un'infiammazione, non è, ripeto, legata ai livelli di grassi nel sangue, perché ci sono persone con alti livelli di lipidi nel sangue che stanno benissimo, ci sono persone con bassissimi livelli di grassi nel sangue che invece subiscono soffrono di attacco cardiaco. Quindi, ripeto, è un'infiammazione ed è direttamente legata allo stato della parete dell'intestino tenue. Responsible for high blood fat levels is the status of the liver. That's what we want to treat. E gli alti livelli di grassi nel sangue sono legati a problemi a livello del fegato, quindi è lì che dobbiamo andare a è quello che dobbiamo andare a trattare. Depression on a cellular level equally is an inflammation and therefore also needs an immune treatment at a certain point in time. Anche la depressione a livello cellulare è un'infiammazione e anche questa ha bisogno di un trattamento nuovo, innovativo. On a cell level, insulin resistance is an inflammation which needs to be treated also in terms of the immune system. Anche l'insulino resistenza è a livello cellulare una forma di infiammazione che deve essere trattata andando a trattare il sistema immunitario. So I would like to introduce something new which will be included into the report of the S drive, and these two new pages are about the gut support indicators. So this is new and going to come into the program within the next time. Anche per me nuovo. E quindi ora vorrei introdurre qualcosa di nuovo, cioè un aspetto nuovo che verrà considerato nel prossimo futuro nei report dell'S Drive. Al momento non c'è, sono due pagine aggiuntive che riguardano gli indicatori di sostegno al tratto intestinale, al sistema digerente. Okay, so I think this is a valuable addendum that you can work even more specifically to support the person's gut situation. E penso che sia un'aggiunta molto importante, molto utile, che ci aiuterà a lavorare meglio per supportare anche il tratto gastrointestinale dei nostri pazienti. Which will come with an update of the program. Questa nuova parte del report verrà aggiunta con un aggiornamento del software del sistema. So, I hope you now understand why it is so valuable to accompany the therapy and the counseling of a person by measuring with the S-Drive in intervals of about 90 days. Spero che abbiate anche capito a questo punto perché è così importante associare alla terapia il monitoraggio con l'S-Drive dei progressi dei nostri pazienti ogni 90 giorni. So at the start you do a measurement, then after 90 days you check the new status and you also check have some of the things arrived where they should arrive. What is the story behind the story? Quindi all'inizio del trattamento viene fatto il primo monitoraggio, la prima analisi della situazione e poi dopo 90 giorni viene fatto un follow up praticamente per vedere a che punto siamo e se le azioni che abbiamo intrapreso stanno dando i risultati che dovevano. Because for me life is love and on this level also music. I like to support the idea of resynchronizing a person back to their own rhythm, to their own groove, to their own vibration, frequency. Perché per me la vita è amore e musica e mi piace l'idea di risincronizzare le persone con il loro ritmo, con la loro vibrazione, con la loro musica interiore. So the point is, we can treat a lot of symptoms
but it is always valuable to actually treat the mechanism. Quindi possiamo trattare i sintomi, ma è sempre infinitamente più utile capire e trattare i meccanismi. Hopefully I was able to share some of these thoughts with you. Tomorrow will also be a workshop here where we have hands-on experience and we can talk about other aspects, of course, maybe also certain experiences which just don't fit time-wise into this. But a central point is it is just valuable to extend your own range, your own horizon of perspective by using the S drive. So I would actually call it a no-brainer, meaning you don't have to decide, you just use it. Spero domani di avere la possibilità di parlare di nuovo con voi durante il workshop che si terrà domani, appunto, e di scambiare con voi altre esperienze che non ho potuto introdurre nella presentazione di oggi. Però spero che abbiate capito almeno per oggi il punto principale, cioè quello che è infinitamente utile ampliare la nostra prospettiva, il nostro campo visivo utilizzando l'S Drive e il fatto di chiedersi se è utile o meno utilizzare questo dispositivo in realtà è un no-brainer, cioè una domanda a cui praticamente non serve un cervello per dare una risposta. È chiaro che è utile. What I like about this is that even a layman, even a patient can read the report and find themselves in that. And that's a good thing. Instead of having rows and rows of numbers and nobody knows what they're supposed to mean. Okay, so there's a big pie chart and it says important, also important, also important, and you can focus and decide more easily. I report dell'S Drive sono estremamente facili da comprendere. I nostri pazienti sono perfettamente in grado di capire che cosa c'è scritto e che cosa questo presuppone per loro. Non sono grafici, non sono tabelle di numeri che non sanno cosa significhino. Sono dei grafici semplicissimi da capire e soprattutto indicano le priorità, quali sono gli aspetti più importanti su cui dedicarsi. Una volta che hanno queste informazioni nelle loro mani, sono i pazienti stessi che possono prendere delle decisioni, decidere che cosa fare della loro vita. Mille grazie per l'attenzione. Wow, grazie. Grazie Marcos. Thank you very much.